Siete pronti ad essere lessati vivi? Oddio, poveretti, non voglio dirgli così. Ciao ragazzi e bentornati sul canale, sono già stremata, soltanto per organizzare questa cosa ci ho messo tre quarti d'ora, non mi pare logico, forse dovrei cambiare mestiere, ma ehi, faccio un altro lavoro, quindi sti cavoli. Oggi, dopo un rapido sondaggio fatto su Facebook e Instagram, mi seguite, vero? Vi siete iscritti al canale e tutte le altre robe, dai. Dicevo, dopo questo rapido sondaggio ho scoperto che vi piacerebbe conoscere la ricetta degli udon giapponesi. Che cosa sono gli udon? Una sorta di spaghetti un po' spessi. E perché io dovrei insegnarvi qualcosa a voi, soprattutto di una cultura così distante dalla mia? Perché sono andata ad un corso di cucina quando ero in Giappone che si chiama Eat Osaka. Eat no come il pagliaccio, ma nel senso de mangia, dove la dolcissima Risa ha condiviso con noi la ricetta. E quindi niente, so fare i noodles, ragazzi, che ficata. Gli ingredienti sono questi. Per questa meravigliosa ricetta vi serviranno farina 150 grammi, 5 grammi di sale, 50 ml di acqua. Con questo faremo i noodles, ma il condimento, per il condimento userò inari, qualche spicchio d'aglio, una foglia di erba cipollina o di cipollotto, fate voi, e tanto tanto amore. Non dimenticate per questa ricetta speciale i calzini, mettetene un paio molto carini. Ad un certo punto vi dirò non solo di sfoggiare i vostri calzini così come vi ho detto, quindi non mi dite che non eravate pronti, ma anche di usare la pellicola. In realtà Arisa consigliava di usare delle buste di plastica, quelle contenitive per il cibo, però io sto provando ad essere plastic free e quella roba non ce l'ho più da anni, quindi non sapevo come fare. Questo dovrebbe fare al caso nostro. Ho mai provato questa ricetta da quando siamo tornati dal Giappone? No. Se volete sapere altre cose sul Giappone, curiosità, cose da fare, eccetera, vi invito a leggere il post sul mio blog, ce ne sono due. In un altro parlo degli onsen e di quanto sia bello godersi la vita. In generale, quando viaggiate per posti, insomma, un po' più lontani di casa vostra, diciamo, uno dei modi per conoscere le culture del posto dove state andando, secondo me, è proprio passare per la cucina. Quindi non solo mercatini, ma date un'occhiata su internet per vedere se ci sono dei corsi. Come in questo caso, io in Giappone ne ho fatti due, ho imparato a fare lo yakitori, lo yakisoba, udon, sushi, qualsiasi cosa, ragazzi. Le zuppe non di pesce, perché io sono comunque la parola quella V terribile che non si può dire. E quindi, insomma, in generale ho imparato a fare un sacco di cosette buonissime che di solito non faccio mai. Avrei dovuto ripassare questa ricetta prima di farne un video, certamente sì, ma l'arroganza mi contraddistingue come sempre, quindi andiamo a provare senza averla provata prima. Per il condimento andremo poi ad usare questi semplicissimi ingredienti, ve li mostrerò dopo, che dopo realizzerò una cosa che si chiama kitsune udon. Che cos'è il kitsune udon? Poi vi dico, raga. Prima di tutto andiamo qui con i miei tre ingredienti semplicissimi, sale, farina e acqua. Le misure già ve le ho dette, mettiamo una bowl, le iniziamo a mettere la farina, il sale 5 grammi e soprattutto l'acquetta, che così mi fa tutta la pastina carina. Io vado e inizio a mescolare con il mio ditino. La farina ho chiesto da Risa: Risa, ma che farina devo mettere? Consigliate che la 00 la conosciamo soltanto noi italiani, perché qui la chiamano in base alla forza, per esempio, quanta forza alla fine ne ha. E lei mi ha risposto, prima di fare questo video, insomma, volevo essere sicura di darvi le indicazioni migliori, e lei mi ha risposto: Serena, la farina. Quindi io sto usando la farina Caputo che avevo a casa per fare la pizza, ragazzi. Vedremo il risultato, come detto. Io non sono un'impastatrice, ve ne accorgerete vedendo questo. Cioè non è il mio mestiere, non è una cosa, non faccio mai niente di questo tipo in casa. Quindi se ci saranno delle cose che tecnicamente sbaglierò, siate pazienti. Io oggi voglio soltanto insegnarvi i passaggi, non pretendo di insegnarvi la vita. Come vedete non ha attaccato niente, ho fatto tutte queste cose separate, non mi sembra un buon segno. Quindi io, per non sapere leggere e scrivere, un altro goccino di acqua ce lo aggiungo. Altro goccino d'acqua, proprio a filo, e vediamo se esce fuori qualcosa di meglio. Vorrei essere come Sofia Loren quando fa tipo... Che faceva Sofia Loren? Non lo so, i spaghetti, possibile, la pasta fatta in casa, non lo so. Che tu vedevi che lei ne sapeva, cioè ci capiva proprio di sta roba. Io proprio zero, ragazzi. Ecco, la solita demento, ho aggiunto troppa acqua, ma ci devo mettere altro po' di farina finché mi viene impasto grosso così, perché non mi faccio mai gli affari miei. Non deve essere questa consistenza qui, non deve essere appiccicoso, andiamo ad aggiungere la farina. E devo pure aprire il pacchetto nuovo con le mani tutte zozze. Ma che ho fatto di male? Ma perché ho fatto questo video? Ma perché non mi rassegno a fare video alla mia portata? Tipo, ciao, sono Serena, vivo all'estero, faccio cose, vedo gente, cioè, voglio dire, no, avrebbe molto più senso. Comunque, dopo mi servirà comunque la farina, quindi apriamo sto pacchetto. Mi sono sporcata tutta, porca miseria, Caputo. Provo a fare la tecnica che uso per fare la pizza, cioè non la uso io, insomma, di chiudere in questo modo a portafoglio, in modo che le pieghe vengano via. Chiudi, fa una palletta, chiudi, fa una palletta. Non lo so, una tecnica che ho imparato, non mi ricordo assolutamente come ci avesse fatto fare Arisa, che scrive soltanto fai una pallina, non scrive altro. Arisa, potevi scrivere qualche informazione in più per quelli come me che non si ricordano manco come stanno girati. Allora, è venuta una pallina super grumosa, super brutta da vedere, però voi fate finta e nei commenti scrivete wow, pallina, wow, approvata. Eccola qua.
grumosa come la morte. A questo punto, ragazzi, c'è la parte 2 della ricetta che è quasi finita. Se togliamo il fatto che ha l'acne, la mia pallina sta da Dio. E adesso andiamo ad impellicolarla, era la parola che cercavo. Ripeto che Alisa secondo me ci fece usare dei contenitori tipo le bustine da frigo, però io non ce l'ho, raga. Quindi facciamo un giro intorno a questa povera pastina e poi un altro. Avrà senso sta cosa? Boh, mo lo scopriremo. Perché adesso dobbiamo trattare questo impasto nel modo tradizionale giapponese, che vuol dire che lo dovete buttare per terra. Sì, vi giuro, per terra, non sono impazzita. A questo punto, con i vostri bei calzini e senza scomodare i felicissimi dei piedi, spero, iniziate per 5 minuti, ragazzi, 5, a fare questa cosa qui. Cercare praticamente di impastarlo con i piedi. Era più semplice di fronte da Risa, sì, ma soprattutto perché mi sentivo meno deficiente. 5 minuti, ragazzi, 5 minuti. Non se può. Fate con delicatezza perché comunque si potrebbe rompere. E Risa, tra le sue note, dice: fate con delicatezza. Io di Risa mi fido. Ok, ragazzi, ci siamo. E la vostra pallina dovrebbe essere qualcosa del genere, ma non è finita perché i giapponesi sono particolari nelle ricette. Numero uno, noterete che effettivamente non ci sono più grumi. Il mio impasto è tutto bello liscio liscio. E a questo punto arriva il terzo step, che è: mettiti questo coso nella tasca dei pantaloni. Ora, Risa, come ce la metto questa cosa nella tasca dei pantaloni? Non me c'entra, no? Quindi io, per non sapere leggere e scrivere, me lo metto dentro la panza. Oh, mamma mia, fatto. E lì deve rimanere 35 minuti. Sì, non sto scherzando. Questo è il procedimento, ragazzi. Liberi, se non vi fidate, di googlare. A questo punto facciamo un salto in avanti, mentre la mia pancia lievita, e questa volta senza carboidrati, ma soltanto perché ho messo questo coso dentro la mia pancia, ragazzi, che cosa fighissima. Andiamo a preparare il condimento. Ho deciso di fare una ricetta che mi piace tantissimo, che si chiama Kitsune Udon. Che cos'è Kitsune? In giapponese vuol dire volpe, e le volpi nelle leggende giapponesi corrono, ricorrono, rincorrono pure la gente, e sono leggende bellissime che vi inviterei a seguire. Per cui questo piatto si chiama Kitsune perché è il preferito delle volpi, a quanto pare. Questo si dice, ragazzi, non so se sia vero. È a base di inari, non sono sicura, e che non è altro che una specie di tofu fritto. Poi ci metteremo appunto l'aglio, un po' di erba cipollina, di solito ci metto anche il sesamo, i semini, ma non ce l'avevo oggi, quindi niente. Questa ricetta del Kitsune Udon è una ricetta completamente a modo mio, ragazzi miei, e quando mai, perché quella tradizionale prevederebbe l'uso di un brodo. Io preferisco gli udon senza il brodo e quindi li farò senza, però considerate che quello che sto per fare lo potete fare allo stesso modo, mettendo gli udon con tutti questi condimenti dentro una ciotola con del brodo di funghi, per esempio, oppure pesce o carne, quello che voi mangiate. Procedo con il tagliare i miei vari ingredienti. Inizio con questo qui, che è la parte verde del cipollino, che io ho piantato sul mio balcone ed è sopravvissuto agli scoiattoli. Se non sapete di cosa parlo, non mi seguite su Instagram, è molto male. Vado a tagliuzzarlo. L'odore è buonissimo, buono buono buono. Lo tagliuzzo grossolanamente perché questa è una ricetta grossolana, ragazzi, non prendiamoci in giro, e lo metto qui. Dopodiché prendo l'aglio, ho preso 3 spicchi, a me piace molto agliosa, mio marito no. 3 spicchi è un buon compromesso per 2 piatti di udon. Quando c'hai tutte le mani che ti puzzano di aglio, più o meno ci stai. E lo metto nel tritaglio perché, per non sapere leggere e scrivere, questo qui lo fa molto meglio di come potrei mai farlo io. Vado a spremere. Eccolo qua, bello spremuto, e questa è la quantità di aglio che avremo sopra il nostro udon. A questo punto non ci resta altro che liberare dall'involucro l'inari, avete capito che non lo so dire, lo apriamo. Cioè, pensavo di saperlo dire, però non mi sento abbastanza sicura in telecamera per prendere una scelta adesso, quindi lasciamo perdere. Di solito lo avete mangiato probabilmente al sushi, appunto, dentro di solito ci si mette il riso. Io lo utilizzo invece per questo piatto qui. Cosa faccio? Ne prendo un mucchiettino, visto che a noi piace una cifra perché siamo un po' volpi dopo tutto, e vado a tagliuzzarlo. Una volta tagliuzzato, senza portarmi via una mano, quindi magari guardo lì e poi tagliuzzo, dovrei avere più o meno questa quantità, ma perché a noi piace potete mettercene anche di meno e potete anche non tagliuzzarlo, ma io trovo che tagliuzzato sia più carino da mangiare, perché sennò mangi il tuo pezzo di inari o inari e hai finito, cioè praticamente hai mangiato solo quel pezzo tutto insieme. Invece così, se sono tagliuzzati, lo mangi, rimangi, rimangi, e non mi dispiace. Lo mettiamo da parte a questo punto. E abbiamo il condimento, quindi andiamo a fare i nostri noodles. Per fare i nostri noodles ti tiri fuori sto coso della pancia, ma io vi dico la verità, non ho aspettato 35 minuti perché mi stavo rompendo i maroni. Andiamo a spacchettare. Sinceramente poteva essere molto peggio di così, quindi sono abbastanza soddisfatta. Devo dire, c'ha un bellissimo aspetto, ve lo faccio vedere da vicino. Mi piace parecchio, ripeto, non è venuto come verrebbe una persona capace, ma per una persona come me io urlerei al miracolo. Un po' di farina sul nostro piano. E adesso qui casca l'asino, perché secondo Arisa io adesso dovrei schiacciare sto coso facendo in modo di farlo alto 3 mm. E tutto questo senza mattarello, ragazzi. Quindi io ci provo,
ma non vi nego che non sarà facile. Facciamo così? La strecciamo un po' così, perdendo farina in ogni dove della mia cucina? Che poi, ragazzi, vi svelerò un segreto: questa non è la mia cucina, questo è il mio salone, l'avevate capito questo? Quindi c'ho il carpet, cioè la moquette ai miei piedi. Che gioia, che gaudio. Mo, io il metro non ce l'ho, però questo qua mi sembra effettivamente che possa essere 1 o 2 mm. Dai, sulla fiducia, sicuramente non è mezzo centimetro, mettiamola così. Cosa dice adesso la cara Arisa? Dice praticamente: prendi un coltello. Prima che lei mi facesse fare questo, io pensavo che i noodles si facessero così, arrotolandoli sotto i sottili, come l'ho visto fare tra l'altro in diversi posti cinesi che conosco, sia che ho visto sia qui che in giro per il mondo. Lei mi ha detto no, si fanno così, col coltello, e noi di Arisa ci fidiamo. Tocchiamo l'impasto accarezzandolo, facendo finta di non stare per accoltellarlo come invece faremo, e andiamo ad affettare un nudolo. Arisa diceva di farli di circa 3 mm e questi, ragazzi miei, sono 3 mm. Non sono malaccio, devo dirvi, non sono malaccio. Ovviamente sono come sempre alla bene, a quello come viene, però non sono malaccio. A un certo punto tronfia, ho iniziato a farli troppo spessi, questi saranno un centimetro esatto, dovevano essere 3 mm, ragazzi miei, però ho pensato che se li tiro un pochettino magari assomigliano più a quello che Arisa avrebbe voluto che io facessi. Ed è per questo che non faccio il pane, non faccio la pizza, non faccio i dolci, se non veramente occasionalmente, perché non ci ho sbatti, ragazzi. Dopo un po' mi sale il crimine a fare questi gesti ripetuti tutti uguali e voglio suicidarmi. E questa, voglio dire, non era la ricetta di una sucker tort o di qualsiasi altra cosa complicata che vi possa venire in mente. A me è venuta in mente lei, non lo so perché, dovrò andare da un psicologo per approfondire questo fatto. Immaginate, insomma, con ricette ben più complicate. E questo mi ricorda che devo accendere l'acqua sul fuoco, arrivo. Questi sono i nostri noodles e sono piuttosto soddisfatta. Si dice sempre così in telecamera, in realtà dentro distrutta. Non è vero, è un buon risultato. Cioè, mani piene di farina, che fastidio, oddio. Quindi non ci resta altro che aspettare che l'acqua bolla, ma ho una sorpresa per voi, per tutti quelli che non ci hanno sbatti, ragazzi, neanche di perdere questa mezz'ora a fare sta cosa, io ho un segreto. Il segreto è che ho anche gli udon pronti. Questi qua li comprate dappertutto, ragazzi, se no vi metto il link in descrizione se lo trovo, perché non lo so se lo trovo, ma in generale nei negozi asiatici, nei negozi etnici, li trovate tipo a 1 euro. La cosa brutta è che sicuramente non avranno lo stesso sapore di quelli fatti in casa, ma vi dico la verità, io neanche me ne rendo più conto, perché basta mangiare a un certo punto. Quindi andiamo a vedere se la nostra acqua bolle. Ciao noodles, siete pronti ad essere lessati vivi? Oddio, poveretti, non voglio dirgli così. Quindi, insomma, per non saperne leggere e scrivere e sapendo che anche voi potevate essere analfabeti in cucina, ho deciso di fare la ricetta anche con questi noodles qui. Questi cuociono in 2 minuti, ragazzi. Direi che la nostra acqua sta bollendo, ricordatevi senza sale, e questi sono i nostri noodles. Li metto a poco in modo che non si attacchino. Li lascio cuocere 15 minuti e ogni tanto li muovo per fare in modo che non si attacchino. Come al solito ho chiesto a Google di mettermi la sveglia e come al solito Google non mi si è impippato de pezza, quindi mo io penso che siano passati 12 minuti, ma vabbè, vado a dare un'occhiata. Ciaone! Mi sembra che sia tutto a posto. Guardate che belli, sono veramente molto carini. Troppo spessi probabilmente, ragazzi, però questo è quello che io sono riuscita a fare. Mo sono passati 15 minuti e adesso scoliamo i nostri noodles. Apriamo l'acqua fredda e andiamo a raffreddare i nostri noodles. Sono venuti spessi come degli spezzel tedeschi, però ragazzi, sono i miei, li ho fatti io e quindi li amo, ok? Sono carini, dai. Andiamo a vedere come farli dalla busta invece. Per farli dalla busta, indovina un po', apri la busta. Con una mano sola è tutto difficile improvvisamente, ma ecco qua. Come vedete è tutto un grande ammasso, quindi io con delicatezza vado un po' a separare i nostri spaghettoni che dovranno cuocere solo 2 minuti. Ci siamo pronti, andiamo a scolare. E anche in questo caso andiamo a sciacquare con l'acqua fredda. Ci siamo quasi a questo punto. C'è soltanto da selezionare dei piatti carini. Questi ce l'hanno regalati Marco e Giulia quando abbiamo comprato casa a Roma, sono carinissimi. E squattarsela su Instagram dicendo: ciao belloni, sto facendo la ricetta delle udon per il video di YouTube, me l'avete chiesta voi, quindi se poi non ve l'andate a vedere io vi faccio causa da qui all'eternità. Insomma, è pronta, fra un paio di settimane penso che la condividerò, spero vi piaccia. Ciao! Perfetto! E ce l'abbiamo fatta, ragazzi, ci ho messo circa 3 ore e 56 minuti, 4 ore, 5 ore, non lo so, una vita praticamente, per fare questa ricetta che solitamente, se non dovete montare e smontare la telecamera, vi prende massimo un'ora per partire dalla farina o massimo 5 minuti quando usate la busta pronta. Andiamo a decorare i nostri udon. Questi sono i miei e questi carinelli sono quelli comprati, appunto. Iniziamo da quelli miei perché che cavolo, li voglio assaggiare. Metto un po' di udon al centro del mio bel piattino, poi vado a decorare. Con che lo decoro? Metto un mezzo cucchiaino pieno di aglio, ecco qui, un po' di erba cipollina, nel mio caso è cipollotto, e qualche pezzo di inari. Mi sarei potuta impegnare di più per questo impiattamento? Sì, però io non impiatto di solito, quindi questo ve beccate. Carino, dai, più che carino e simpatico, ok, però insomma anche la simpatia conta nella vita. Mentre invece il secondo piatto lo facciamo con gli udon che erano pronti, stesso procedimento comunque, un pochino di aglio nel centro,
un po' di inari e un po' d'erbetta cipollina. Anche in questo caso ci ho messo 7 secondi, potevo sprecarmi di più, vabbè. Se vi ci piace, accanto potete metterci un pochino di wasabi. E andiamo all'assaggio, ragazzi, che stiamo aspettando? Ma prima un momento topico. Mentre stavo facendo la mia storia su Instagram, squattandomi la smargiassa del fatto che stessi per rivelare al mondo la ricetta degli udon, una ragazza che mi segue, che si chiama Deborah, che è carinissima, scrive della Francia, mi dice: mi sa che non si dice udon, mi sa che si dice udon. E io non lo so, ragazzi, non ho googlato, vado avanti ad orecchio. Quindi, come per inari e inari, io non lo so, vi so soltanto di che questi sono gli ingredienti giusti. Non ho mai preteso di insegnarvi la cultura giapponese, ma soltanto di far vedere com'è il piatto a modo mio. Quando non vi fidate, perché ci sta, googlate, perché la risposta sta là, non qua. Per inimicarmi anche tutti gli amici che amano il Giappone, vi dico come li mangio i gyudon. Li mangio inondati di soia, che è un po' come dire come le mangi la pizza con il ketchup sopra, che è come fanno qui. Quindi mi verso un po' della mia soiettina. L'assaggio prima di questi qui, prima di questi qui che sono comprati, e vedete, li intingo letteralmente, accidenti, e sono buonissimi, ma già lo sapevo perché li mangio sempre. Come buonissimo è l'inari, è stupendo, super buono, dolce, buonissimo. E poi finalmente proviamo quelli che ho fatto io, che sono questi praticamente noodle giganteschi. Andiamo a vedere l'assaggio. Anche in questo caso qui li ammollo nella soia. Ragazzi, sono brutti ma sono buoni, c'hanno un sapore che è nettamente superiore di quello comprato. Molto molto buoni, teneri dentro, senti la farina che qui non senti, perché qui non sai neanche cosa stai mangiando con quelli comprati. E mi piacciono da matti. Quindi sono molto contenta di averli fatti dopo tanto tempo. Potevo farli più sottili, sicuramente. Siccome se avessi avuto la pazienza di lavorare di più l'impasto sarebbe venuto meno grumoso, anche se non ce ne sono tanti, onestamente. Però mi è piaciuta tanto provare questa ricetta, quindi vi ringrazio per averla guardata fin qui. Questa era la mia versione dei Kitsune Udon, una ricetta ovviamente tutta mia, semplificata. Quindi grazie di essere stati con me fino adesso. Ci vediamo come sempre dappertutto nell'internet. Iscrivetevi al canale e mercoledì prossimo saremo di nuovo qui con nuove sfavillanti avventure. Ciao!